io so che questo è un pensiero diffuso e a mio avviso è un'interpretazione assolutamente sbagliata. L'Italia non può ripartire con le gabbie salariali o quell'idea che siccome il costo della vita apparentemente è un po' più caro altrove, in altri posti si debba soffrire ancora di più. Io sono assolutamente contrario, perché se entrassimo nella disamina di tutte queste cose, che ne so, che dovremmo dire di un poliziotto che lavora sulla Spromonte che deve inviare meno un poliziotto che lavora in un comune vicino a Milano? Non credo che sia questa la risposta. Secondo me è sbagliato l'amico Sala a porla in questo modo, come la pose in qualche modo anche Bossi un po' di tempo fa. Allora, che cosa ci sta insegnando questo momento? Noi dobbiamo ripartire con un nuovo patto sociale del paese, che è fatto di coesione, è fatto di autonomia, è fatta di valorizzazione delle differenze. Non può essere la risposta lo stipendio di un dipendente pubblico a Milano deve essere più alto di uno di Reggio Calabria. Si crea frattura, si crea distanza, che altrimenti se volessimo andare a ricostruire il paese dall'unità d'Italia probabilmente bisognerebbe riscrivere i libri di storia. Quindi io proverei a ripartire, come direbbe Totò, con la livella. Il Covid ci ha fatto capire che noi abbiamo avuto grande solidarietà per la Lombardia. Io non oso immaginare, ho detto più volte, se il virus invece di avere l'epicentro in Lombardia lo avesse avuto in una regione del Mezzogiorno, secondo me qualcuno avrebbe proposto il muro sul Garigliano ed isolare definitivamente il Mezzogiorno d'Italia. Non credo sia questo, lo dico veramente con il legame di amicizia, di affetto e di stima che ho nei confronti del sindaco di Milano, anche perché Napoli e Milano devono essere due città fondamentali per la ripartenza, con in mezzo Roma, Firenze, le città di casa. Quindi ripartiamo con un messaggio di unità e non di divisione. Non esiste un partito dei sindaci, esiste il protagonismo necessario, oggettivo, più che soggettivo, dei sindaci. Presidente del Consiglio, uso un termine che a me piacque, i sindaci sono le sentinelle del nostro paese. Bene, allora le sentinelle adesso hanno deciso di mettersi insieme perché hanno capito che il generale è un po' lento e senza le sentinelle la guerra si perde. E il nostro paese senza le sentinelle, senza i sindaci e senza il popolo non va da nessuna parte. I sindaci sanno interpretare meglio il sentimento popolare, capiscono la rabbia, l'esasperazione, il sogno, le ansie, i bisogni, da lì che si riparte. Quindi noi sindaci siamo uniti pur nelle diversità, perché io e Nardella siamo diversi, però vogliamo essere al centro in questo momento, perché secondo me, non per supponenza, ma proprio per il nostro ruolo, sappiamo interpretare meglio il paese reale.